Nell'ambito dei corsi formativi promossi dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento, oggi un incontro dal tema le nullità tra diritti e processi. Sì, è uno dei temi fondamentali nell'esercizio della professione di avvocato, quello di verificare e controllare che il procedimento prima e il processo dopo si svolgano secondo le regole del rito, sia civile, penale o amministrativo o tributario. Quando queste regole non vengono seguite per una qualsiasi ragione, l'avvocato ha il dovere di eccepire la nullità, la irregolarità e quindi la non regolarità del procedimento o del processo. In questo caso è necessario conoscere una serie di norme che sono importantissime perché hanno delle conseguenze di decadenza. Quindi le nullità che sono di assolute o relative a tempo intermedio nella fascia intermedia del procedimento o in qualsiasi stato e grado dello stesso, l'avvocato deve verificare la regolarità. Se questa non c'è, allora l'avvocato ha il diritto, dovere di eccepire le nullità che si sono verificate nel corso per fare ripristinare la legalità anche al processo. Quindi questo corso serve ad approfondire, perché in subietta materia la Cassazione ha cassato tantissime sentenze, seppure con provvedimenti diversi, spesso ritornando sui propri passi e spesso modificando quello che prima aveva deciso. L'aggiornamento quindi dell'avvocatura diventa essenziale ai fini di una corretta difesa del proprio assistito.